Uno dei maggiori architetti di questa scuola fu Louis-Henri Sullivan. Ecco, lui teorizzò la forma compiuta del grattacielo. Elencò una serie di elementi da rispettare per la progettazione corretta di un grattacielo. Allora, il grattacielo doveva essere caratterizzato da un notevole verticalismo e tuttavia diviso in tre parti. Una parte basamentale che comprendeva al piano interrato i locali tecnici, al piano terra ed eventualmente al primo piano locali di carattere pubblico, banche, negozi, c'era l'ingresso ovviamente, eccetera. Poi c'era tutto il corpo intermedio, il fusto, e in effetti c'è una corrispondenza, no, in questa tripartizione tra il grattacielo e la colonna ha un basamento, il fusto e il capitello. E quindi il grattacielo ha un basamento, un fusto che è costituito da piani intermedi con finestre tutte uguali, perché gli uffici sono tutti uguali. E poi la parte conclusiva, e cioè l'attico, dove erano collocati altri impianti. E questa filosofia costruttiva la troviamo ben espressa in questo edificio, in questo grattacielo, che è il Guarantee Building realizzato a Buffalo. Siamo nel 1894-95. Il progetto fu fatto insieme all'ingegnere Darkman Adler. Ricordiamo che Sullivan aveva studiato anche in Europa, all'École des Beaux-Arts di Parigi. Tornato in patria, aveva trovato lavoro presso lo studio di questo ingegnere che aveva molte commissioni e che apprezzò il valore del giovane architetto, aveva più o meno intorno ai 25 anni. E insieme progettarono molti edifici, non solo a Chicago, ma anche in altre città americane. Allora, in questo grattacielo è ben espresso il concetto di verticalismo attraverso questa rete fitta di pilastri. Però attenzione, l'espressione di questo verticalismo conduce a una deroga rispetto a un principio funzionalista, perché se guardiamo il basamento, noi abbiamo un pilastro qui d'angolo e poi questi pilastri. Se passiamo alla parte superiore, abbiamo questo pilastro che è intermedio fra il pilastro d'angolo e quest'altro pilastro, quindi è un pilastro che non poggia su nulla e allora non può essere un pilastro realmente portante, ma è un pilastro virtuale, un pilastro finto. E quindi Sullivan introduce questi pilastri finti proprio per accentuare il verticalismo della struttura, ma arrivando a derogare al principio funzionalista. La struttura portante dell'edificio è in acciaio ed è anche in questo caso espressa all'esterno. Non abbiamo pareti in muratura o un altro materiale, ma soltanto elementi strutturali, anche se però appaiono questi finti pilastri. Ecco, ma tutti i pilastri sono rivestiti di terracotta, con decorazioni floreali e motivi geometrici, che sono decorazioni tipiche di Sullivan, che furono molto apprezzate all'epoca e che avevano un forte carattere di originalità, perché non erano riferite ad alcuno stile storico, a nulla. Erano pura invenzione della fantasia di Sullivan. Questo rivestimento in cotto aveva non solo una funzione estetica, ma anche molto pratica, perché sappiamo che l'acciaio è un ottimo conduttore di calore, di freddo, eccetera. Quindi questo rivestimento costituiva anche un elemento di isolamento termico. E qui vediamo la tipica pianta U dei grattacieli di Chicago, corpo centrale con ascensore e corpo scala, e poi gli spazi di collegamento orizzontali che seguono questo andamento a U. Qui il dettaglio delle decorazioni di un capitello di una colonna della zona d'ingresso, capitello che non ha alcun riferimento con i capitelli della storia antica. Un altro importante edificio della coppia Sullivan e Adler è il Van Wright Building. Siamo a St. Louis, 1890-91. Anche qui verticalismo ottenuto con questa fitta serie di pilastri espressi anche in facciata e i collegamenti orizzontali che sono ottenuti con queste travi, con queste travature un po' più arretrate rispetto al filo dei pilastri. Anche qui tripartizione, basamento, parte basamentale di due piani, il fusto e la cornice conclusiva. L'attico. Ecco, vediamo questa immagine contemporanea, più recente. La struttura portante dell'edificio è in acciaio. Abbiamo un rivestimento, per quanto riguarda i primi due piani, in pietra renaria marrone.
I pilastri della parte centrale del fusto sono rivestiti in mattoni e gli elementi orizzontali sono rivestiti in cotto. E anche la cornice finale è rivestita in cotto. Anche qui, pianta U, corpo scale e ascensori al centro e corridoi che seguono questo andamento a U. Notare anche qui la estrema regolarità della struttura portante, che segue una maglia rettangolare. Questa è la parte posteriore dello stesso edificio. Quest'ala, che noi vediamo nella foto, corrisponde a quest'ala qui. Ancora un dettaglio della decorazione di questo edificio. Una delle opere più importanti di Sullivan e Adler è l'Auditorium di Chicago, una grande costruzione che comprendeva un auditorium di 4.000 posti, ma non solo l'auditorium, comprendeva anche un hotel, residenze, uffici, e in questa torre laterale c'era lo stesso studio dei due progettisti. Quindi un edificio polifunzionale. Le facciate sono in muratura portante e sono rivestite in pietra arenaria e granito. Questa è una foto più recente, dove notiamo in particolare questo rivestimento in pietra della parte basamentale, che è un bugnato. Il bugnato si collega alla tradizione architettonica, in particolare fiorentina. E perché ai piani inferiori? Perché questa pietra grezza, abbozzata, dà l'idea di una maggiore robustezza che deve avere la parte basamentale dell'edificio. Queste forme, gli archi a tutto sesto, queste bifore, rimandano allo stile romanico. Quindi possiamo parlare di un'architettura neo-romanica. E quindi questo edificio rappresenta un po' una deroga rispetto alle altre opere che abbiamo visto della coppia Sullivan e Adler. Qui abbiamo la pianta e qui su questa facciata principale abbiamo l'ingresso all'auditorium. C'è questa grande hall e poi le varie porte che conducono alla sala spettacoli. Questa immagine, dove notiamo i tre archi alla base, corrisponde a questa facciata qui, con i tre archi 1, 2 e 3. Qui abbiamo invece la sezione longitudinale, dove possiamo apprezzare la grande complessità spaziale della struttura dell'edificio. La struttura interna è formata da pilastri che sono disposti secondo una maglia rigorosamente quadrata. Qui ancora un dettaglio di una delle facciate dove possiamo appunto notare questo riferimento allo stile romanico. Un'immagine dell'interno dell'auditorium. La decorazione degli interni è una decorazione che viene definita decorazione organica, sempre con questi motivi floreali e geometrici. Questa è l'immagine della facciata principale con l'accesso all'auditorium. Quindi questi tre archi corrispondono a questi tre archi qui della pianta. Una delle ultime opere di Sullivan è questo edificio che ospitava i magazzini Kherson, Pyre e Scott. Un edificio estremamente moderno, essenziale, rigoroso nelle sue linee. Qui più che il verticalismo dei grattacieli che aveva progettato negli anni precedenti, abbiamo la ripetizione di un modulo rettangolare, sempre uguale a se stesso, sia in orizzontale che in verticale. Modulo che ancora una volta è la finestra di Chicago, tripartita, parte centrale più ampia e parte laterale più piccole apribili. E interessante è questa soluzione d'angolo ricurvo che diventa poi molto decorato nella parte basamentale, come vedremo fra un po'. E questa è una delle ultime opere di Sullivan prima del suo tramonto definitivo, che si ebbe anche grazie alla diffusione dello stile neoclassico dopo la esposizione del 1893. Il tipo di architettura proposto da Sullivan, come dagli altri architetti della scuola di Chicago, non era più apprezzato e lo stesso Sullivan andò in miseria e fu mantenuto da altri suoi colleghi che raccoglievano dei soldi per consentirgli di andare avanti.
Ecco, qui vediamo questo basamento fittamente decorato in contrasto con la grande semplicità della parte dei piani superiori. Questa fitta decorazione di questa soluzione d'angolo aveva tuttavia una funzione precisa ed era quella di attrarre i visitatori, i potenziali clienti, perché l'edificio sorgeva in una zona commerciale con una grande quantità di edifici, negozi, edifici per il commercio. E quindi occorreva in qualche modo attirare maggiormente l'attenzione dei visitatori, cosa perfettamente riuscita con questa soluzione. Ecco qui notiamo la pianta, anche qui una distribuzione regolare dei pilastri secondo una maglia quadrata, ma osserviamo una cosa, non abbiamo il corpo centrale, scale e ascensori. Gli ascensori e le scale, come vediamo, sono disposti lungo il perimetro. Ma questo perché? Perché si accedeva ai vari piani che dovevano essere delle superfici totalmente libere per consentire una più efficace esposizione dei prodotti. Quindi non si arrivava ai piani dal centro della pianta per poi avere dei corridoi di distribuzione, ma si accedeva ai vari piani da spazi di collegamento verticali disposti lungo il perimetro. Ripeto, per avere un unico piano libero da qualunque ingombro, se non quello della struttura portante. Una soluzione abbastanza rivoluzionaria e che può farci ricordare, se vogliamo, il Centro Pompidou a Parigi di Renzo Piano e Rogers, in cui gli elementi di collegamento, le scale e gli ascensori, sono addirittura disposti all'esterno dell'edificio e anche gli impianti sono tutti all'esterno dell'edificio per poter avere delle grandi superfici interne libere da qualunque ingombro e quindi molto flessibili. Infine, due parole su questo architetto, Henry Hobson Richardson. Questo architetto non è a rigori ascrivibile alla scuola di Chicago, anche se ebbe influenza sulla scuola di Chicago, sugli architetti della scuola di Chicago. Lavorò infatti essenzialmente a Boston. Si era formato presso la scuola di Beaux-Arts di Parigi, ma rifiutava nella sua architettura gli stili storici, se non uno in particolare, che era il romanico. Quindi abbiamo opere che possiamo definire neoromaniche, ma lui considerava il romanico non tanto uno stile, ma come metodo compositivo che consentiva di rispondere alle esigenze del tempo moderne, e quindi gli consentiva di avere un rispetto dei materiali, mostrando i materiali con la loro vera natura, il colore, le venature. E senza appesantirli con inutili decorazioni, sculture, eccetera. È uno stile che consentiva di avere grandi pilastri ben distanziati, collegati poi da archi a tutto sesto, e quindi di realizzare ampie vetrate per illuminare adeguatamente gli uffici o gli spazi commerciali. Questo, per esempio, è il suo celebre edificio che ospitava i magazzini Marshall Field a Chicago. Siamo nel 1885-87. La struttura interna è in acciaio, pilastri portanti in acciaio collegati da travi in legno. Il rivestimento esterno è in pietra ed è un bugnato, quindi un rivestimento formato da elementi lapidei grezzi. E questo era tipico dei palazzi romanici, in particolare dei palazzi fiorentini. Ed ecco quindi le strutture ad arco, a tutto sesto, che consentivano di avere pochi pilastri in facciata, e quindi ampie vetrate per illuminare meglio gli spazi interni. Finestre che nei piani superiori diventano delle bifore, e poi abbiamo questa finestratura dell'ultimo livello continua. Questo edificio fu demolito nel 1930. Il carcere a Pittsburgh, che è un edificio che ricorda un po' le cattedrali romaniche, se vogliamo, questi due corpi che si intersecano potrebbero essere i transetti. La navata principale con il tiburio nel punto di intersezione e poi questi altri corpi laterali, il tutto rivestito sempre in bugnato. E questa è la chiesa della Trinità a Boston, che è una delle sue opere più celebri. Abbiamo un doppio rivestimento in pietra rosea, granito rosa, e per quanto riguarda le membrature, gli archi, le colonne, eccetera, utilizza invece una pietra arenaria scura. Ed è una facciata assolutamente in stile romanico, ovvero, per essere precisi, neoromanico.
Ecco, Zevi, il grande critico italiano Bruno Zevi, scrisse queste interessanti cose su Richardson. Professionalmente, Richardson è un uomo del Rinascimento. Domina una clientela, persegue una direttiva rettilinea, usa maestranze altamente specializzate, un vero stuolo di artisti minori. Per la prima volta nella storia dell'architettura americana non va più di moda abitare una casa di stile greco, di stile francese o di qualunque altro stile. Va di moda vivere in una casa di un architetto, in una casa di Richardson. È la prima grande figura professionale che si impone non per lo stile che segue, ma per l'architettura che fa. E questa è una cosa rivoluzionaria. Si ricorre all'architetto non tanto per lo stile che egli propone, stile greco, rinascimento, palladiano, eccetera, ma per avere la sua firma, e cioè l'originalità della sua architettura. Bene, ci possiamo fermare qui. Buon lavoro.